Buonasera, vi ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa trasmissione sarà una lunga e spero piacevole chiacchierata con il nuovo sindaco di Pescara, Carlo Masci. Buonasera Masci, buonasera, benvenuto, buonasera benvenuto. negli studi di Rete 8. Insomma, questa sarà una ampia intervista nella quale un po' più, eh, diciamo, con calma rispetto alla frenesia delle prime ore successive al risultato elettorale, inquadreremo eh, quali eh, saranno i programmi per la guida della città di Pescara da parte del eh, sindaco. Il sindaco deve essere un po' più riposato perché penso che emotivamente insomma, le, le ore soprattutto di quel lunedì siano state irripetibili perché eh, si è stati proprio sul filo di una vittoria che ha avuto poi un esito davvero clamoroso e questo adesso eh, lo sappiamo di più alla luce dei dati definitivi che abbiamo... E da altre città d'Italia dove pure ci sono state vittorie al primo turno, ma una vittoria al primo turno contro 7 candidati sindaci degli altri schieramenti, penso che sia una cosa che mh, probabilmente nessun sondaggista avrebbe in qualche modo inquadrato, considerato che tra questi 7 ce n'erano almeno due che fanno riferimento a due forze del cosiddetto tripolarismo italiano. Che, è uscito un po' malconcio in generale dalle elezioni. Allora Mascio, io le chiedo intanto, nel salutare i nostri telespettatori, se si è fatto un'idea anche dell'analisi un po' più accurata dei flussi elettorali, anche della eh, qualità di questo suo risultato. Sì, io ho parlato in questa campagna elettorale molto di periferie e ho vissuto in questi 40 giorni molto in periferia, dove c'era una grande sofferenza. Evidentemente sono riuscito a entrare in empatia con le persone. Tant'è che proprio in quelle zone dove era più difficile prendere il voto perché c'era gente sfiduciata, delusa in generale dalla politica, io ho ottenuto risultati eclatanti, eh, sorprendenti in ogni misura. Tant'è che eh, in questi giorni, come avevo detto in campagna elettorale, Sto tornando nei posti in cui c'è più difficoltà e lo farò sempre perché il sindaco, per quello che mi riguarda, per come intendo io la politica e il ruolo di primo cittadino, deve stare vicino alla gente che ha più bisogno del comune, dell'ente pubblico. E quindi ci sarò, continuerò ad andarci fino alla fine del mio mandato perché le persone devono ritrovare la fiducia che è stata persa. Nei confronti della politica, che invece è quella che deve risolvere i problemi, eh, ci proverò con tutte le mie forze, con tutto il mio impegno perché eh, questo voto, per quanto mi riguarda, non è stato soltanto il voto della maggioranza dei cittadini di Pescara, eh, è stato un voto emozionale, quasi un sentimento, quasi eh, una, eh, una croce affettiva sul mio nome che ho constatato in ogni, in ogni situazione. Eh, questo mi riempie di orgoglio. mi mi dà una grande responsabilità eh, che spero di poter ricambiare eh, come fiducia in ogni modo, e comunque i cittadini sanno che io sono a loro disposizione. I flussi elettorali: eh, in campagna elettorale, eh, qualche amico sondaggista che ha provato a, a fare qualche sondaggio mi diceva che io insomma, ero molto presente in città però che sarebbe stato impossibile vincere al primo turno, per come era organizzato il sistema, c'erano otto candidati a sindaco, il sistema era tripolare, quindi eh, mi diceva non ci pensare, non, non è possibile che tu vinca al primo turno. E invece poi, eh, e anch'io quando mi sono candidato eh, ero convinto che la, la battaglia finale sarebbe stata al secondo turno e mi ero preparato per quello. E poi dopo aver compilato le liste e aver visto che tanti cittadini pescaresi volevano partecipare a questa elezione, volevano aiutarmi perché sentivano la necessità di un forte cambiamento e quindi di, di partecipare a questo cambiamento, ho cominciato a pensare che, che forse ci sarebbe stata qualche sorpresa in questa campagna elettorale, ovviamente positiva. E, quando ho fatto invece la campagna elettorale, eh, insomma io ho fatto, dico... L'ho detto, insomma, circa 420 km a piedi in questa campagna elettorale, e, mh, ho incontrato 22.000-23.000 persone, stretto la mano a 22.000 23.000 persone e ho capito che qualcosa stava veramente cambiando: che c'era una voglia di, di partecipazione anche de, dei cittadini. E, mh, dentro di me ho cominciato a, anche a convincermi che ci sarebbe stato un risultato clamoroso eh, poi è arrivato e il, da, dalle 2 del pomeriggio fino alle 8 di sera fino a quando insomma oramai il dato non si era consolidato in quel 27 maggio eh, ho passato i, le 6 ore più lunghe della mia vita perché ovviamente vedere eh, quel risultato ballerino intorno al 51% pensare che Potesse esserci qualche, qualche ultimo seggio che riportava le cose sotto la maggioranza assoluta, eh, insomma, mi, mi ha fatto stare in trepidazione. Devo dire che io ho fatto una campagna elettorale di una tranquillità assoluta, eh, sui temi, sui problemi, senza mai avere uno scontro diretto con gli avversari. Me lo sono imposto, ma sia come cultura che eh, come volontà di fare una campagna elettorale parlando delle dei temi che interessavano i cittadini di Pescara e devo dire che i miei avversari sono stati come me, nel senso che abbiamo fatto una campagna elettorale assolutamente in linea con quelli che erano i desiderati dei cittadini, in maniera tranquilla ho avuto degli avversari che hanno la mia massima stima e la mia massima considerazione, tant'è che ho anche detto e lo farò. Cercherò con loro di aprire un dialogo con quelli che sono stati eletti, ma anche con quelli che non sono stati eletti per risolvere i problemi di Pescara perché io ritengo che le tematiche più importanti non debbano essere decise a maggioranza, ma debbano essere decise nell'interesse dei cittadini coinvolgendo tutti i rappresentanti dei cittadini. Quindi, vorrò veramente avere un confronto/dialogo con l'opposizione e con i candidati sindaci eletti e non eletti in Consiglio Comunale per il bene di Pescara. E questo, questo lo farò convintamente perché penso che eh, vorrò essere il sindaco della conciliazione. Pescara ha bisogno di tranquillità, di serenità per rilanciarsi e per raggiungere degli obiettivi importanti. Noi abbiamo delle sfide uniche, eh, a cominciare dalla grande Pescara, quindi eh, dovremo veramente... Impegnarci perché i prossimi cinque anni saranno determinanti per far sì che Pescara possa mettersi a livello delle grandi città europee, perché la sfida è questo, abbiamo tutte le condizioni per farlo ehm, e quindi ci muoveremo in questo senso. Allora, già chi ha ascoltato questa prima risposta eh, ha avuto la conferma per chi eh, lo conosceva e eh, insomma la sorpresa per chi magari. Eh, da, da tempo non, non sentivo un, un suo discorso, magari non i pescaresi, che Carlo Masce è un uomo eh, moderato, eh, appartiene ad una forza moderata, liberale e con un profondo rispetto dello spirito democratico da come ha risposto. Allora io le faccio subito la domanda cattiva che è quella relativa ad una politica che in questa fase invece vive molto per slogan, vive molto anche per messaggi forti, ecco come farà eh, lei a guidare una città, eh, ovviamente rivestire anche un ruolo di grande livello, eh, di, di un profilo istituzionale importante in un contesto come quello di una politica attuale nella quale chi urla di più, eh, chi ha lo slogan più facile, riesce a guadagnare consenso immediato? Una fase così liquida, un, un, un personaggio come Carlo Masci, come ci si ritrova? Beh, intanto, mi ci ritrovo benissimo nel senso che tutto sommato i cittadini pescaresi e non solo credono molto in una politica fatta di, eh, di solide certezze piuttosto che, che di slogan. Io, eh, in questa campagna elettorale, in un momento storico in cui vanno di moda gli slogan e anche la consumazione veloce della politica, ho raccontato la mia storia, 25 anni. Di politica in mezzo alle persone, con un gran consenso legato alle, alle attività che ho svolto sul territorio, sempre mettendoci la faccia senza mai tirarmi indietro, cercando di ragionare con tutti. E la cosa più bella che sto riscontrando in questo momento è incontrare persone che mi dicono noi non ti abbiamo votato, ma siamo contenti che tu sia il sindaco di Pescara. E questo è il messaggio più bello per me perché. Vuol dire che nella mente delle persone, nel sentimento delle persone, è entrato il fatto che io possa essere il sindaco di tutti i pescaresi come voglio essere. Certo in questo momento storico la politica eh, si basa molto su messaggi immediati che colpiscono più la, pa la pancia che la testa delle persone. E anche su un forte spirito di contrapposizione sì, tra le forze mh, politiche. Però noi abbiamo dimostrato. In questa campagna elettorale che se parliamo dei temi la gente ci ascolta molto, ecco io voglio, vorrò essere il sindaco che parlerà sempre dei temi alla gente in maniera chiara, quello che si potrà fare si farà, quello che non si potrà fare non si farà, ma si dirà chiaramente e poi è vero che io sono un moderato, ma sono anche una persona molto determinata perché se no non sarei qui dopo 25 anni di politica e dopo aver... Ha avuto grandi vittorie ma anche grandi sconfitte, mettendoci sempre la faccia eh, a petto in fuori senza mai tirarmi indietro e senza mai accettare dei compromessi che spesso in politica ci sono ma che io ho sempre evitato sapendo che la strada dritta è quella che si percorre meglio. Poi trovi molti ostacoli, eh, ma credo che la mia elezione sia anche un segnale per molti che... Hanno avuto sconfitte e che sono delusi E che oggi invece Casomai trovano una speranza per dire Ma c'è sempre una possibilità per, per vincere A me piace molto eh, la, la frase di Kipling Che dice che eh, Per diventare un uomo bisogna considerare La sconfitta e la vittoria Alla stessa stregua eh, Io l'ho sempre fatto eh, Mi ricordo Che eh, Estiarte Quando io persi nel 2003 contro D'Alfonso, eh, ovviamente la mia delusione era molto grande. Mi disse eh, Carlo, tu sei deluso perché hai perso le elezioni ed era una cosa a cui credevi molto. Io ho perso le Olimpiadi a casa mia, con i miei genitori che mi guardavano nella piscina di Barcellona e sono stato sconfitto e per me in quel momento era finito il mondo poi mi sono preso tante altre soddisfazioni incredibili e ho vinto tante altre volte e oggi mi viene, mi viene in mente questa, questa frase perché è un segnale bello carlo, carlo. <ride> sentiamo, senti il, tifo di, sentiamo il tifo in, sotto, <ride> in il sotto il tifo sottofondo perché stanno mandando in onda anche è, le immagini è bel, della è un bel segnale per, per dire non bisogna arrendersi mai la vita il treno non passa mai una volta sola il treno passa più volte, bisogna... Saper capire quando arriva il fischio del treno che sta arrivando. Carlo Masci eh, lo ha detto prima: proprio sono le prime cose che le ha detto entrando in questo studio. Eh, è stata una bella campagna elettorale anche dal punto di vista della qualità del, del confronto con gli altri candidati. Ma al di là dei candidati, insomma, anche eh, su ciò che è stato detto, ecco appunto in altre piazze come quelle dei social, rispetto alla sua eh, candidatura, alla sua proposta per la città. C'è qualche sassolino che si vuole togliere dalle scarpe? Per Gliene dico una, il fatto di essere stato considerato da tutti come il candidato soltanto del centro, della città, non delle periferie. In parte è già risposto, però insomma, ecco che cosa c'era dietro questa, questa delegittimazione de, della, della persona che le ha dato un po' più fastidio? Io mi sono ripromesso in questa campagna <ride> elettorale, ma non solo in questa campagna elettorale, perché io negli anni ovviamente ho modificato il mio modo di di essere perché la vita ti porta a, a modificare il carattere e ad adattarlo alle, alle situazioni che si creano. Eh, eh, mi sono ripromesso di, di essere sempre me stesso e di guardare avanti eh, cercando di evitare di essere condizionato dalle critiche strumentali. Eh, qualcuno mi diceva che io ero il candidato del centro della città. Ovviamente era solo un modo per delegittimarmi rispetto a un'ampia fascia di cittadini, ma evidentemente non era così perché quei cittadini a cui il messaggio era rivolto hanno votato in massa Carlo Masci perché hanno capito che io parlavo un discorso chiaro e che ero l'unica speranza forse. Per modificare delle situazioni che oramai si erano consolidate sul territorio e che la gente vedeva come assolutamente negative. E hanno ritenuto i cittadini di Pescara che io potessi essere una speranza di cambiamento anche in quei quartieri, anzi vorrei dire, soprattutto in quei quartieri dove c'è più disagio sociale. Io sono andato a parlare con Don Max, che eh, mi ha rappresentato le situazioni. C'erano nel quartiere di Villa del Fuoco, eh, sono andato a parlare con altri parroci che, eh, ovviamente, ogni giorno vivono delle realtà difficili e cercano di risolvere dei problemi. Eh, dove, dove non arriva il, la rappresentanza amministrativa territoriale, eh, quindi, questo, questa mia presenza eh, ha dato forza a un messaggio chiaro che Carlo Masci voleva essere il sindaco di tutta la città e che sarebbe stato il sindaco di tutta la città. E evidentemente quelli che dicevano che io ero il, sindaco, il candidato sindaco del centro si sbagliavano in maniera talmente grande che alla fine i voti in quelle zone sono arrivati veramente in maniera sorprendente e io questa cosa me la ricorderò sempre perché la gente sa che quando prendo un impegno lo porto a termine fino in fondo. E' per questo che ci sono da 25 anni, perché la gente crede in un, non, 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 non solo in un progetto politico, crede in qualcuno che questo progetto politico possa declinarlo per una crescita territoriale che riguarda tutta la città. Perché io ho detto che vorrò essere il sarto che ricuce le parti sfilacciate di Pescara. Ce ne sono tante e quando dico che in ogni quartiere ci deve essere una piazza in più un centro di aggregazione in più, un parco in più che sia a disposizione dei bambini, dico anche che noi dobbiamo essere la città delle tutele per i bambini, delle opportunità per i giovani che stanno andando via da pescare, invece noi dobbiamo trattenerli qui perché i giovani sono il nostro futuro, delle garanzie per le persone adulte che oggi hanno paura di perdere il proprio lavoro e della cittadinanza attiva per le persone anziane che devono essere parte integrante di un progetto di città che deve riguardarli assolutamente. Oggi io sono stato, prima di venire qui, in diversi centri sociali, in cui c'è una realtà bellissima di persone che, anziane che ritrovano un'opportunità di vita stando insieme e io vorrò valorizzare questa realtà, perché Pescara deve essere una comunità in cui è bello vivere. Allora, prima pausa pubblicitaria, torneremo tra poco con eh, le altre domande e le altre risposte in questo eh, faccia a faccia con il nuovo sindaco di Pescara, Carlo Masci. Siamo tornati in studio, eh, ospita il nuovo sindaco di Pescara Carlo Masci, abbiamo un po' eh, analizzato, un po', un po' più a freddo, il risultato della campagna elettorale, di questo eh, fantastico eh, consenso in termini eh, di percentuali che il eh, sindaco ha ottenuto dai propri cittadini, un consenso che va alimentato nel corso del quinquennio. Eh, che potrà essere anche un lasso più breve, se nel frattempo eh, verrà istituito il comune di Nuova Pescara. Ma comunque, insomma, eh, Masci sa benissimo che eh, dopo la luna di miele va alimentato, come diceva, il rapporto costante, bisogna starci sempre tra la gente in maniera fisica e non in maniera virtuale. Ecco, io le chiedo. Qual è il suo rapporto con i social e come intende utilizzarli eh, in, da questi giorni a Palazzo di Città in poi per i prossimi anni? Eh, chi l'ha preceduto? Eh, per esempio ecco, ha avuto, eh, è arrivato al punto di dover denunciare alcune persone che l'avevano in qualche modo denigrato o addirittura eh, insomma, fatto apprezzamenti molto, molto pesanti e eh, Passibili di querele penali. Ecco, il sindaco come vuole dialogare con i cittadini e che uso vuole fare dei social. Noi sappiamo che eh, i social sono una piazza virtuale in cui ciascuno esprime le proprie opinioni, quindi è chiaro che possono esserci anche opinioni divergenti e anche espresse in maniera eh, in alcuni casi violenta diffamatoria. e diffamatoria. Questo lo sappiamo e, e dobbiamo cercare di di contenere qualsiasi esuberanza negativa. Io per quello che mi riguarda ho due pagine Facebook con circa 9.000 amici eh, a cui lancio una mia riflessione eh, ogni mattina e devo dire che c'è un, un, un grande rapporto con, con i miei amici eh, perché dialoghiamo su tutte le tematiche, da quelle locali. A quelle nazionali o a quelle internazionali. Eh, io in questi anni ho sempre continuato ad avere un rapporto diretto con, con gli, i miei amici virtuali. E in questa campagna elettorale ho fatto altrettanto, ovviamente aprendo anche una pagina come sindaco, che chi si occupa di social mi dice che ha avuto un successo incredibile perché è aumentata in maniera esponenziale come numero di presenze eh, di partecipanti e, e a conferma del fatto che. La mia visibilità sul territorio poi si è tradotta in una visibilità anche molto forte sul, uh, sui social. Continuerò ovviamente ad avere questo rapporto diretto perché non sono abituato a farmi mediare da nessuno in qualsiasi rapporto. La, le persone sanno che con me possono parlare in ogni momento, mi incontrano in mezzo alla strada, mi fermano, mi salutano. Lo hanno in, in tutti questi anni nessuno mai ha potuto dire di avermi incontrato e di non aver potuto parlare con me. Il, quello che io ho detto quando ho svolto ovviamente attività di, eh, amministrative in regione o in comune come assessore, io dicevo alla mia segretaria, chiunque vuole parlare con me, anche se non ho appuntamento, quantomeno deve stringermi la mano, perché un cittadino ha bisogno di un rapporto diretto con le persone che che ovviamente lo rappresentano e non si può creare un muro tra il cittadino e le istituzioni. E purtroppo la politica oggi si trova in difficoltà perché questo muro è stato eretto ed è un muro molto alto. Io eh, in questi anni ho cercato sempre di abbatterlo questo muro, e evidentemente ci sono riuscito perché il rapporto è sempre stato diretto e le, e le persone, anche quando ho avuto, eh, non ho avuto i risultati elettorali che io speravo mi hanno sempre dato la massima fiducia e mi hanno sempre considerato comunque una persona che era in mezzo alla gente. Continuerò anche sulla piazza virtuale a fare la stessa cosa. Eh, allora, entriamo un attimo nei temi, eh, nei problemi mh, con i quali lei eh, dovrà cimentarsi, ci si sta in parte già cimentando in questi giorni, già in queste eh, prime ore. Innanzitutto la questione più attuale. Eh, ieri siamo stati nel mercato di Via dei Bastioni dove c'è stata un'operazione eh, dei NAS prima che ehm, si votasse, eh, c'è stata la riapertura dei gazebo all'aperto. C'è preoccupazione ancora tra i ehm, lavoratori, tra gli imprenditori agricoli che si trovano in quella in quella situazione adesso anche piuttosto problematica, anche perché insomma il clima non è ancora quello estivo. È comunque una uh, situazione che va risolta. Sui tempi però che lei ha annunciato uh, giovedì della prossima settimana, sono ancora un po' perplessi. Ce la farete sindaco? Allora, inta intanto eh, io sostanzialmente sono sindaco, ma formalmente non lo sono ancora perché la commissione elettorale sta eh, ricontando le schede e i numeri attraverso i verbali, io credo che sarò proclamato oramai la settimana prossima. Però la prima cosa di cui mi sono occupato è stato proprio il mercato di Via dei Bastioni. Il giorno dopo la mia elezione mi sono recato al mercato a parlare con gli operatori e ho fatto in modo con un contatto diretto con i dirigenti di rassicurarli sul fatto che eh, il mercato sarebbe stato riaperto sotto i gazebo nella parte esterna immediatamente, e quindi oggi, è oggi operano già da due giorni eh, all'esterno del mercato. E ovviamente ho avuto anche le garanzie sul fatto che i lavori di eh, ripristino, di ripristino eh, proseguano in maniera assolutamente veloce, e quindi a oggi questi sono i dati che noi abbiamo, perlomeno che gli uffici mi trasmettono, e, ma eh, io mi regherò anche domani lunedì al mercato per seguire costantemente i lavori e per capire i tempi eh, di riconsegna, fermo restando che devono essere brevissimi perché non è possibile che il mercato non sia operativo in tempi certi e veloci perché gli operatori hanno diritto di esercitare la loro attività senza avere intoppi, già ci sono stati, sono stati degli intoppi gravi perché quello che è successo non doveva succedere. E faremo in modo che non succeda più per ogni situazione interverremo eh, prima che ci sia l'emergenza perché non si può vivere in emergenza soprattutto eh, nei confronti di chi ogni giorno alza una serranda per guadagnare il pane per sé, per la propria famiglia e soprattutto per dare un servizio alla collettività. Secondo dossier di quelli urgenti sul suo tavolo. Eh, se Dio vuole, le previsioni ci dicono che da domenica il tempo finalmente dovrebbe incamminarsi verso una situazione simile eh, a quella estiva, perché finora non l'abbiamo ancora vista. Eh, a che punto sono i lavori sulla Riviera Sud, in particolare? Conta di di, di, di poter in qualche modo consegnare alle attività turistiche una apertura tranquilla delle, delle, loro, delle loro aziende e anche una fruizione del mare, in particolare regolare e serena per l'estate che sta iniziando. La seconda cosa di cui mi sono occupato immediatamente è proprio la riapertura della Riviera Sud e il blocco del cantiere perché è essenziale che l'estate cominci nella maniera migliore. Eh, sono stato a parlare ieri con gli operatori sia di Via Pepe che della Riviera Sud, eh, ci siamo messi attorno a un tavolo insieme al dirigente del settore lavori pubblici del comune, abbiamo concordato che i lavori si sospenderanno in, eh, nel periodo estivo, il parcheggio sarà reso fruibile totalmente eh, in modo tale che la stagione possa... Iniziare nel migliore dei modi. Cerco di rendermi eh, operativo da, da subito, anche se non ho nessun incarico eh, formale, so quali sono i problemi che Pescara deve affrontare da subito e li prendo eh, da subito come soluzioni immediate. Ho detto che avrei trattato ogni cosa direttamente per trovare delle soluzioni e questo sto facendo. Ieri eh, nell'incontro che abbiamo avuto con gli operatori turistici... E anche con i commercianti di Via Pepe, eh, la soddisfazione è stata grande per un percorso che abbiamo tracciato e che permetterà loro di, di essere tranquilli nel periodo, nel periodo estivo. Poi mi sono anche occupato di alcuni dettagli che mi piacerebbe risolvere su Via Pepe, per esempio su Via Pepe eh, c'è eh, l'asfalto sul marciapiede. Eh, sinceramente, io penso che, che in una via come quella di Via Pepe, che è la via che che è a ridosso dello stadio, che arriva fino, fino al mare: quindi un, un viale bello che ha una sua dignità, una sua forza, una sua storia. Eh, mettere l'asfalto sia una cosa eh, non consona alle potenzialità di quella via. Anche si riesce questo, a trasformare in corsa questa, questa, questa parte? Io, io, ci, provo, io <ride> ci provo, vediamo se riusciamo a trasformare. Sarebbe in anche corsa. un risarcimento per gli esercenti di quella zona che hanno visto le attività insomma, ingabbiate sì, sì, per sì, tanto sì. tempo. No, noi dobbiamo fare in allora, modo, eh, l'impegno che io assumo è che per ogni lavoro pubblico eh, si dovranno creare le condizioni affinché ci sia una condivisione sia dei progetti ma anche dei tempi e delle modalità di realizzazione dell'opera in maniera tale da non creare problemi agli operatori che vivono della loro attività che si trova sul fronte strada e che oggi oltretutto in generale soffre come tutte le attività, cioè oggi le attività commerciali su cui Pescara è nata ed è cresciuta. Eh, hanno momenti di grande difficoltà, noi invece dobbiamo rilanciare le attività commerciali, le attività turistiche perché Pescara si è eh, retta ed è cresciuta su queste attività e noi dobbiamo assolutamente valorizzarle. Eh, vedremo eh, come potremo operare in sinergia con tutte le forze che ci sono sul territorio. Penso che il primo passo sia rendere Pescara una città più bella, più vivibile, più pulita, più sicura perché con queste caratteristiche c'è più interesse e più piacere a venire a pescare e quindi a creare un movimento che permetta anche... Di, di rilanciare le attività commerciali che sono sul nostro territorio. Altre decisioni tra le prime da prendere, suppongo, ehm, per proprio sempre in prospettiva dell'estate. Lei eh, conosce benissimo i problemi della città, quindi sa che eh, tra poco si comincerà a riparlare dei parcheggi sulla strada Parco per quanto riguarda la zona nord della città e soprattutto bisognerà eh, avviare un cartellone di eh, eventi e di... Eh, motivi di attrattività per la, la città e farlo in tempi, in tempi utili perché insomma comunque eh, da questo punto di vista Pescara ehm, deve, deve, deve comunque recitare un ruolo che ha, ha sempre recitato ecco, eh, è preoccupato per la tempistica di questi problemi? Certo, arriviamo al ridosso della stagione estiva, anzi la stagione estiva iniziata quindi la prima cosa da fare è capire che cosa la precedente amministrazione ha messo in campo per il periodo estivo e capire quali sono le iniziative che già sono state avviate e che dovranno eh, proseguire eh, cercando di, di adattarle alle, alle nuove esigenze di una città che vuole essere molto veloce dal punto di vista turistico e dell'attrazione turistica. E mi fa piacere che, che molti cittadini ricordano le stagioni in cui io con la Giunta Pace ho svolto il ruolo di assessore al turismo, i grandi concerti sulla spiaggia, le grandi iniziative anche culturali eh, legate a una sinergia totale fra l'assessorato al turismo e alla cultura eh, in cui Pescara eh, in quel periodo è diventata il punto di riferimento a livello, a livello nazionale di tante, di tante iniziative. Quindi eh, noi sicuramente riprenderemo un percorso che Pescara ha dimostrato di apprezzare molto, ma soprattutto... I, i turisti hanno apprezzato molto perché in quel periodo eh, c'erano grandi presenze a Pescara. E adesso vedremo, io ho già parlato col dirigente del settore turismo, ho chiesto una relazione per capire che cosa c'è, quali risorse ci sono per poter eventualmente eh, impostare un discorso anche più ampio eh, rispetto alla stagione turistica e quindi agli eventi. Eh, mi sono ripromesso di, di vedermi con, con il settore turismo all'inizio della settimana prossima, ma vorrò anche parlare con, con l'assessore uscente per capire che, quali sono le iniziative che ha messo in campo. Ci, ci sono alcune iniziative che, che io ho apprezzato e eh, che sicuramente saranno riproposte, anche se in una chiave diversa, eh, perché per esempio le Notti Bianche, che hanno dato una spinta importante a Pescara, eh, vorrò rivederle per evitare che si concentri tutta la spesa delle risorse a disposizione in un unico giorno perché a me piace fare in modo che ci sia un percorso lungo di attività turistiche a Pescara perché Pescara deve diventare un brand eh, turistico importante e la fidelizzazione rispetto a tante iniziative che si possono fare sul territorio credo che sia fondamentale io mi immagino una città sogno una città che per 60-70 giorni l'anno abbia comunque ogni giorno un'iniziativa culturale di intrattenimento turistica che possa attrarre le persone eh, in modo tale da creare, creare una città viva sempre nel rispetto e nell'equilibrio delle necessità di tutti i cittadini certo. Eh, sui parcheggi sulla zona nord c'è necessità di parcheggi sulla zona nord, è sempre questa grana ogni estate. Man... Cioè, io penso che, che, che la, la scelta di eh, creare il parcheggio estivo sulla strada parco in attesa di una fruizione diversa di, quella, di, quella, di quello spazio eh, sia una scelta pragmatica che, che in un momento come questo. Bisogna fare perché le persone hanno bisogno di spazi per lasciare le autovetture per andare al mare. C'è questa lingua di, te, di, 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 di asfalto molto lunga e che copre tutto lo spazio lineare di pescare a ridosso del, del mare. È una striscia che potrà essere assolutamente utilizzata, ma ha già funzionato. cioè La strada parco nel periodo estivo, utilizzata come parcheggio, ha funzionato perché le macchine. L'hanno riempita e la gente è andata tranquillamente al mare senza girare per la città per trovare un posto libero che poi non c'è e non c'è mai stato. E ovviamente dobbiamo rinunciare in quel periodo alla fruizione diversa della strada parco, ma in quel periodo la gente va al mare: c'è una riviera bellissima, c'è una riviera che, che sicuramente è il fiore all'occhiello di Pescara. E cerchiamo di fare necessità virtù. Eh, dobbiamo essere concreti nelle cose e lo saremo anche sul discorso dei parcheggi nella strada parco. Io poi sogno sempre il parco nord che realizzerò in questi anni, perché Pescara è una città che ha una grande spiaggia bellissima e fruibilissima, ma Pescara deve avere anche degli spazi verdi importanti perché Pescara deve essere una città all'avanguardia dal punto della sostenibilità ambientale. Eh, io realizzerò Tre parchi, il parco nord a ridosso della Pineta di, eh, a confine tra Pescara e Montesilvano, il parco centrale dell'area di Risulta eh, che sarà il parco veramente a servizio del centro commerciale naturale e il parco di Fosso Grande dove noi abbiamo 55.000 metri di area verde inutilizzata a confine con spoltore che invece dovrà diventare un altro grande polmone verde di questa città che insieme al parco d'Avalos e, e agli altri parchi che ci sono in città dovranno costituire una rete verde che i cittadini potranno utilizzare, soprattutto le mamme, i bambini, gli anziani, le persone che la città la vivono di più in quel contesto. Pescara città veloce, Pescara città della movida, eh, ma ci sono sempre i soliti conflitti con i residenti di alcune zone, in particolare eh, quelle del Quadrilatero centrale. Masci, come conta di affrontare questa situazione? Intanto dobbiamo dare un segnale sulla sicurezza, perché ci sono alcune zone che, soprattutto nelle, nelle, nelle ore notturne, diventano quasi terra di nessuno. E invece noi dobbiamo riportare ordine in quelle zone, perché se noi riportiamo ordine e tranquillità quelle zone vengono anche fruite meglio da tutti quanti. E quindi su questo noi eh, punteremo molto, sia con l'istituzione di, eh, di un controllo della polizia locale eh, che io voglio portare al massimo possibile di ore. Eh, quando parlo di 24 ore su 24 eh, non dico uno slogan, ma do un obiettivo da raggiungere per far sì che questa città sia una città controllata 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale. Poi il controllo sul territorio si esplicherà anche con un sistema di telecamere intelligenti, tutte tra loro collegate, in modo tale che ci sia veramente la possibilità in ogni zona, soprattutto in quelle più a rischio, dove ci sono maggiori assembramenti di persone, perché noi in alcune zone abbiamo migliaia e migliaia sì. di persone in alcuni giorni dell'anno e in alcuni giorni della settimana. E dovremo capire come trovare l'equilibrio fra la volontà di una certa fascia di popolazione di divertirsi, di trattenersi nei luoghi pubblici e negli spazi pubblici e il legittimo diritto di coloro che vogliono riposare a casa loro. Troveremo l'equilibrio, io penso che ci sarà la possibilità di farlo. Eh, ovviamente non sarà un discorso semplice e non sarà facile arrivare ad una soluzione, ma eh, sono certo che anche con la conoscenza del territorio e eh, gi giocando sul buon senso delle persone una soluzione si troverà. Bene, ci fermiamo con la pubblicità, poi eh, l'ultima parte dell'intervista al sindaco di Pescara Carlo Masci. Siamo tornati in studio per l'ultima parte dell'intervista al sindaco di Pescara, Carlo Masci. Finora abbiamo parlato di temi e di problemi a, a più breve scadenza, ora allarghiamo un attimo l'orizzonte alla, eh, alla durata di questa eh, consigliatura che intanto sarà particolare perché insomma, potrebbe durare anche meno eh, se la nuova Pescara nascerà dal punto di vista istituzionale. Forse anche per questo motivo che... Eh, è importante che alcune partite vengano chiuse al più presto, anche perché eh, Masci sa benissimo, essendo in politica da tanto tempo, che le cose più importanti vanno fatte nei primi mesi del uh, lavoro. Perché poi ci si avvicina alle elezioni, e è sempre più difficile farle passare. Allora, l'area di risulta: lei eh, è convinto che si riuscirà a ah, riprendendo ovviamente il discorso da zero sostanzialmente, perché c'è una delibera che è stata bocciata anche da un risultato elettorale a questo punto, si riesca a chiudere la partita sul futuro di quest'area strategica per la città nel giro di un paio d'anni al massimo? L'errore della, della precedente amministrazione è stato quello di eh, impostare il discorso della risulta in maniera autoreferenziale, non cercando un contatto con i cittadini per trovare le soluzioni migliori, soprattutto non cercando in consiglio eh, la possibilità di trovare un'intesa con l'opposizione che faceva delle proposte concrete. Noi avevamo detto che il progetto in linea di massima poteva essere coltivato perché tutti quanti siamo convinti che nell'area di risulta eh, sia necessario uno spazio parcheggi importante a silos eh, che contenga almeno 2.500 posti auto, perché noi dobbiamo considerare una cosa, oggi ci sono circa 2.000 posti auto nell'area di risulta, però le cose sono cambiate negli anni, la realizzazione del ponte Flaiano eh, con la creazione di un asse preferenziale tra l'area di, risu la di risulta e l'asse attrezzato è un elemento nuovo da considerare nel panorama di impostazione. Del discorso area di risulta perché quest'asse preferenziale permette di arrivare immediatamente nell'area risulta senza passare per il centro e quindi noi dobbiamo creare dei silos che permettano di ospitare almeno 2500 macchine per le persone che arrivano a Pescara, senza che creino alcun problema alla, vi, alla viabilità pescarese, perché non devono passare queste macchine sul corso Vittorio Emanuele o sulla parte centrale, però arrivano in centro tranquillamente. Quindi il primo passaggio sarà quello di costruire i parcheggi a silos che non dovranno essere dei, eh, dei cubi di cemento, ma che dovranno avere una loro dignità e una loro forza anche dal punto di vista estetico, come succede nelle grandi città dove i parcheggi hanno delle caratteristiche particolari, tanto da diventare elementi di risalto all'interno della città. E questo noi lo potremo fare a step realizzando prima i parcheggi e poi realizzando il parco di cui Pescara ha bisogno, perché anch'io sono convinto che Pescara abbia bisogno di un parco molto ampio, ma che sia un parco tematico, controllato, fruibile e non una landa desolata. Che di notte diventa terra di nessuno perché in quella zona centrale già ci sono molti, molte situazioni a rischio che noi dobbiamo controllare e le controlleremo tutte quante perché Pescara deve diventare una città sicura e una città dove i delinquenti devono sapere che non hanno nessuno spazio. Ma con l'esercito? No, ma io non credo che ci, che ci serva l'esercito. Anche se io nel momento in cui mi insiederò chiamerò il ministro Trenta e le dirò quell'impegno che ha assunto in campagna elettorale lo vuole rispettare o meno, perché avere anche una presenza maggiore di forze dell'ordine dissuasive credo che sia comunque un bene, soprattutto in alcuni quartieri della città. Certo, a questa situazione deve essere accompagnata un'attenzione particolare per quel, quei territori, perché noi non è che possiamo fare eh, soltanto... Eh, controllo e posizionamento delle forze dell'ordine in quei territori più a rischio. Noi dobbiamo andare in quei territori cercando di avere un contatto diretto con le effervescenze che ci sono sul, su, quelle, su quelle aree, delle persone, delle associazioni che oggi creano okay. eh, sicuramente cultura, che fanno sport, che eh, si occupano del tempo libero, quelle associazioni che costituiscono una rete di protezione. Per i tanti che oggi si trovano in difficoltà e che si rivolgono alle associazioni del territorio perché vedono il comune troppo distante, invece io voglio creare proprio un rapporto diretto mm -hmm. con queste associazioni in un'ottica di sussidiarietà per far sì che il comune sia presente in quei territori attraverso le associazioni. Sì. Quindi noi dobbiamo mettere insieme controllo, prevenzione e anche attenzione particolare alle situazioni a rischio. Quando io dico che noi dalle case di edilizia residenziale pubblica dobbiamo cacciare gli occupanti abusivi e i delinquenti e i pregiudicati e gli spacciatori lo dico convintamente e l'amministrazione comunale da me presieduta si muoverà in questo senso perché noi dobbiamo riportare legalità in alcuni quartieri mi scusi l'ho fatta divagare stavamo parlando delle aree di risulta ma a questo si collega ovviamente come le sa il discorso della mobilità cittadina eh, non tutti ricordano che più o meno vent'anni fa Carlo Masci venne crocifisso 25. 25 anni fa, venne crocifisso come giovane assessore della giunta pace dei commercianti per il, via, per il senso unico su Viale Bovio. Tanta, tanta eh, acqua è passata sotto i ponti eh, da allora, tante cose sono successe. Siamo stati di fronte a pescare ad una sorta di tela di Penelope tra le varie amministrazioni nel mettere e nel togliere sensi unici, ZTL e così via. Senza avere un'idea precisa eh, della eh, mobilità della città e delle sue necessità, compreso il discorso del, eh, della strada parco appunto del mezzo ecologico. Ecco, in due anni, perché rimaniamo sempre il fatto che le cose vanno fatte in due anni. Quali sono le idee di Carlo Masci rispetto al fatto anche di eh, portare avanti oppure stravolgere di nuovo quello che è stato deciso sul traffico in città? Ma non si tratta di stravolgere le cose. Questa amministrazione ha fatto degli errori quando ha voluto impostare in maniera ideologica le questioni della mobilità puntando per esempio su piste ciclabili in zone di cui, in cui non si sentiva la necessità. Penso a via Leopoldo Muzzi che era una via a ridosso della zona di rispetto ambientale di, di isola pedonale eh, dove c'era bisogno di una, di una mobilità più scorrevole e eh, invece è stata ridotta la carreggiata per creare una pista ciclabile che eh, in un tratto di meno di 200 metri ha almeno 25 passi carrabili eh, che la intersecano. Eh, questi interventi eh, sono sembr sembrati più punitivi alla città piuttosto che risolutivi alcuni problemi. Ecco, io mi approccerò alla situazione della mobilità in maniera assolutamente eh, condivisa con il territorio, perché ragioneremo su ogni prospettiva ci sia, perché Pescara ha bisogno di una mobilità più ordinata e non è vero che, che in questi anni poi c'è stata tanta confusione perché un progetto comunque è andato avanti, oggi Pescara è una zona pedonale riqualificata che è un punto di riferimento a livello regionale e extra regionale, tutti quelli che arrivano a Pescara vanno nella zona pedonale che c'è e che è gradevolissima e quella zona pedonale ha anche a ridosso il grande parcheggio dell'area di risulta che è il polmone che permette a quell'isola pedonale di vivere, quindi delle scelte importanti sono state fatte negli anni eh, io Quello però che... questa volta non posso non chiederle che succederà nell'ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele, perché quella era una scelta allora, della Giunta intanto... Mascia eh, sì, che è stata stravolta. In, in, allora, intanto, da... intanto allora, quella scelta, se aveva una, una criticità, era che è arrivata forse troppo tardi per quanto riguarda la, la fine della consigliatura. Ed è arrivata troppo presto per il progetto generale, sì. perché è chiaro che Corso Vittorio Emanuele deve rientrare in una progettazione che riguarda anche l'area di Risulta. Cioè Corso Vittorio Emanuele è un asse che si trova tra la zona pedonale e il parcheggio a servizio della zona pedonale, nella, a, a ridosso dell'area di Risulta che subirà una grandissima trasformazione urbana, anzi quella sarà la trasformazione urbana più importante della città. Quindi, quell'asse non poteva e non può certamente continuare ad essere la via più inquinata d'Italia, visto che è una bacchetta di collegamento tra due realtà che devono in qualche modo fondersi. È arrivata troppo, troppo presto perché non può prescindere la, de, non, la destinazione di, di Corso Vittorio Emanuele, non può eh, essere distaccata dalla destinazione di tutta la rete di risulta, e quindi, ovviamente, eh, quella, quella, quella strada. Seguirà il percorso dell'area di risulta inevitabilmente. Come sarà necessario, credo, per una questione di mobilità, riunire via Lebovio a via De Gasperi perché sì. un asse certo. stradale come quello, che, che è una linea retta che attraversa Pescara, non può essere diviso dall'area di risulta. Bisogna capire come si può andare, credo, anche in seminterrato, visto che l'area di risulta è più alta rispetto a via Lebovio. Rispetto a via, a via De Gasperi. Così facendo, la zona centrale della risulta comunque sarebbe fruibile come, come grande piazza o come, com, comunque come grande spazio a disposizione dei cittadini, senza creare problemi di mobilità. Quindi, c'è una logica in tutto quello che è stato fatto finora, e questa logica si completa con il discorso della filovia o comunque con il discorso della. Di una, eh, della necessità di un trasporto rapido di massa che colleghi Montesilvano a Pescara e arrivi fino al confine con Francavilla. Eh, questa, questa, questo trasporto rapido di massa dovrà comunque viaggiare su un'area dedicata che a oggi non può che essere eh, la strada parco. Eh, quindi c'è un disegno generale che si prosegue da da, da, da 20-25 da anni da quando lei vuole avere l'ambizione di essere il sindaco che lo fa una volta tanto io, cioè, che, noi, noi, io, io, ricordo, io ricordo che quando realizzammo la strada parco perché la prima giunta pace è quella che ha realizzato il parcheggio dell'area di Risulta ha acquistato l'area di Risulta dalle ferrovie dello Stato ha fatto la strada parco in un anno e mezzo cioè la strada parco è stata realizzata credo All'inizio del 97, 1997 Quindi noi ci siamo insediati a gennaio 95 in poco, in poco meno di, di due anni. Eh, noi abbiamo realizzato a quel tempo: abbiamo acquistato la strada parco e abbiamo acquistato il sedime ferroviario e abbiamo realizzato la strada parco in un tempo velocissimo. E quando fu realizzata la strada parco? Carlo Pace, che io ricordo come il mio padre politico e a cui ho espresso il mio primo pensiero insieme a quello di, di mio padre nel momento in cui sono stato eletto, perché il mio percorso politico eh, ha, delle, ha degli step e ha delle persone che, che, che l'hanno accompagnato. E, e, e Carlo Pace è stato un riferimento forte di un sindaco che dopo nove anni di sindacatura... È rimasto quello che era all'inizio, una persona umile, seria, corretta e io vorrò essere, mi auguro di essere ricordato così alla fine del mio percorso politico e amministrativo. Ma tornando alla strada Parco, eh, quando fu realizzata eh, Carlo Pace volle uno strigione eh, su cui fece scrivere Aspettando il filobus. Sì. Eh, perché quello era il Lo sogno dei pescaresi in quel momento, cioè una eh, viabilità eh, sostenibile in un'area dedicata. Perché non dimentichiamoci che quella scelta fu fatta quando molti pensavano che sulla strada parco dovessero passare le macchine e invece quella giunta pace dove io ero assessore al traffico decise che quell'area dovesse essere a disposizione dei cittadini per una mobilità diversa e da lì è partito anche il progetto delle isole pedonali, il progetto di una città più vivibile che oggi in molti ci invia. Quindi quella scritta aspettando il filobus è ancora nella testa di molti pescaresi ed il percorso che è stato fatto, amministrativo, che è stato un percorso lunghissimo perché poi corsi, cioè corsi e ricorsi storici si sono, si sono susseguiti e anche ricorsi amministrativi, giudiziari e di tutto, e purtroppo l'Italia è questa, cioè un'opera pubblica non vede la luce se non dopo, dopo decine di anni ed credo che sia il grande problema dell'Italia. Ecco, io mi auguro di essere il sindaco che in un modo o nell'altro risolva definitivamente la questione della strada parco e della mobilità cittadina che deve muoversi in parte o in una parte maggiore con il mezzo pubblico. Di massa piuttosto che con i mezzi privati su cui si muove oggi perché oggi la, la mobilità cittadina si muove per la massima parte con i mezzi privati e noi abbiamo 40.000 macchine che entrano da Montesilvano, abbiamo 100.000 macchine che entrano a Pescara, e questa cosa ovviamente è pesante. Ma dobbiamo considerare che Pescara è una città commerciale che ha bisogno di persone che arrivano. Quindi noi non dobbiamo chiudere la città, ma dobbiamo creare una città sostenibile, vivibile che attiri le persone per far sì che ci sia un commercio fiorente. E poi c'è la partita della Grande Pescara. Penso che ci siano due partite che noi dobbiamo giocare in maniera decisa e determinata. La Grande Pescara, perché noi oggi abbiamo un impianto amministrativo che è fatto per 130.000 abitanti, ma la città di Pescara è una città che assorbe almeno 300.000 abitanti, quindi l'impianto amministrativo deve essere assolutamente ampliato per renderlo più eh, fruibile dai cittadini. E poi c'è la partita con l'università che eh, noi spesso tendiamo a sottovalutare, ma Pescara è una città universitaria che ospita circa 13.000 studenti e a questi studenti si devono aggiungere i 14.000 ticchetti che gravitano mediamente ogni giorno su Pescara e sono 27.000 persone che si aggiungono a una città, cioè quella è una città della città fatta di giovani, fatta di cultura, fatta di voglia di divertirsi, fatta di possibilità di spesa ulteriore rispetto a quella dei pescaresi. Quindi noi con l'università dobbiamo avere un rapporto diretto, l'università sicuramente avrà necessità di spazi più ampi per dare servizi agli studenti, noi faremo in modo che Pescara diventi veramente una città universitaria un in cui non soltanto è bello vivere ma anche è bello studiare. Masci, abbiamo soltanto un minuto e mezzo, eh, noi abbiamo mh, sfruttato il tempo a disposizione di quest'ora eh, per parlare di problemi concreti della città, per questo mi fa eh, molto piacere, mi fa piacere anche doverle fare proprio alla fine, marginalmente, una domanda politica che però insomma, qualcuno eh, potrebbe anche interessare, ma insomma, penso meno che rispetto ai temi di cui ci siamo occupati eh, finora. La giunta, gli equilibri, insomma, lei prevede qualche problema? Qualche... Pensa che l'accordo tra le forze politiche per dar vita all'esecutivo sia pacifico? Prevede tempi brevi per mettersi subito al lavoro? Allora, io eh, faccio politica da troppi anni per eh, non sapere che, che, ovviamente, bisognerà trovare un equilibrio fra le forze politiche, tenendo conto del consenso riportato. Della qualità dell'offerta politica, dei singoli consiglieri che hanno avuto risultati importanti. Sono certo che noi troveremo una sintesi nel bene, per il bene della città di Pescara con un unico obiettivo: quello di dare a Pescara un'amministrazione efficiente che conosca i problemi e che sappia anche risolverli con il giusto equilibrio e con il giusto pragmatismo. Sono certo che eh, al di là delle, de, delle effervescenze eh, politiche che ci sono sempre nel momento in cui si determinano degli equilibri, noi troveremo un'intesa, perché è troppo importante per Pescara trovare un'intesa e perché questa sfida che noi abbiamo lanciato è una sfida che ci deve proiettare verso il futuro e sicuramente non potrà trovare ostacoli eh, contingenti che riguardano le situazioni eh, personali o le situazioni dei singoli partiti. Noi siamo una grande squadra, una grande coalizione che ha dimostrato di avere capacità di, di arrivare in tutto il tessuto sociale e che ha raccolto una grande sfida e soprattutto una grande responsabilità. Eh, questa responsabilità che fa capo al primo cittadino, e io lo so perfettamente, ma ho le spalle grosse per, per sopportare questa responsabilità e, dare, e per dare le risposte che i cittadini si aspettano. Troveremo un'intesa su tutto e sono certo che avremo un'amministrazione molto efficiente che farà eh, di... Di pescare una città che abbia la capacità di guardare molto avanti e di proporsi come punto di riferimento dell'Adriatico. Io ho usato uno slogan: la capitale dell'Adriatico e questa sarà Pescara, anche guardando alla, alla costa croata, eh, all'Albania, al Montenegro, che sono realtà che abbiamo di fronte e dove oggi arrivano molti fondi europei che noi dovremo saper intercettare con delle partnership forti, anche ragionando con i privati perché eh, Pescara deve diventare un hub dell'innovazione. Eh, io dico a tutti quelli che vogliono investire su Pescara oggi venite perché Pescara è pronta ad accogliere tutti soprattutto ad accogliere le società che sanno fare innovazione e che puntano sui giovani perché Pescara deve, è una città giovane e deve dare accoglienza a tutti coloro che hanno voglia di sviluppare delle tematiche nuove, delle tematiche che sicuramente nel futuro diventeranno protagoniste. Bene. Grazie Carlo Masci, buon lavoro a lei e a quella che sarà la sua squadra e grazie per aver accolto l'invito eh, di Rete 8, per aver dialogato attraverso me con i nostri telespettatori. Buon grazie lavoro a voi e un caro saluto ai telespettatori. Grazie, arrivederci.